Ho un po' qui riassunto il problema, cioè la competenza digitale è una delle otto competenze chiave. Le indicazioni nazionali fanno riferimento alle competenze chiave, noi dovremmo stilare dei curriculum di scuola e di istituto che si basano sulle competenze chiave e dentro c'è anche la competenza digitale. Ora poi che le indicazioni nazionali alla competenza digitale destinino due righe o addirittura meno è un altro discorso, comunque sia è presente e nella realtà è presente. L'altra domanda è, la scuola che ruolo deve avere nello sviluppo di tale competenza? Anche qui è stato già detto da Patrizia, li consideriamo nativi digitali, che sono, come si suol dire, nati imparati, un errore madornale, è qui la pericolosità del termine, nel instillare l'idea che siamo di fronte a una subspecie antropologica di tipo diverso già con dei meccanismi di competenza, attenzione, non di abilità, che quella sì che ce l'hanno, di competenza. Allora scendiamo, ok, la scuola deve avere un ruolo, ma qual è il livello medio di competenza digitale degli insegnanti? Perché se noi dobbiamo svilupparla negli allievi, dobbiamo prima possederla. Allora, quali strategie sostenibili si potrebbero adottare dentro le scuole per svilupparla nei docenti? Certamente. Tenendo presente degli infiniti vincoli, delle enormi limitazioni e difficoltà.